Buonasera a tutti, sono arrivato a questo traguardo dopo un percorso abbastanza difficoltoso e molto, davvero molto irto di difficoltà. Non pensavo mai di scrivere un libro, non ci avevo mai pensato, è nato così tutto molto per caso, perché avevo cominciato a scrivere perché avevo paura di dimenticare, di perdere la memoria di quello che è successo ad Alberto, e questo mi spaventava. E allora ho cominciato di nascosto a fare qualcosa, nascosto un po' da tutti, mi vergognavo, non mi vergogno a dire che mi vergognavo, perché non voglio pensare che qualcuno pensasse, scusate il gioco di parole, che io volessi santificare Alberto. Non è così, non è mai stato così. Alberto è stato Alberto, Alberto l'hanno, chi l'ha conosciuto sa chi era, e io non devo dimostrare niente a nessuno. Però mi metteva in difficoltà questa cosa. Poi ci sono sviluppati degli eventi particolari, uno particolare sulla tomba sua il giorno dell'anniversario con mia figlia e mio genero, che mi chiedeva: papà, perché non scrivi qualcosa? E allora lì ho capito, avevo già iniziato, che dovevo andare avanti. Ed eccomi qua, ce l'abbiamo fatta. Grazie Alberto. Grazie, il libro davvero narra un po' della sua vita, insomma, da quando è nato. Sono partito da lì, insomma, dal giorno della sua nascita, che non posso mai dimenticare, come ogni padre non può dimenticare quando nasce un figlio. E racconto la sua storia molto particolare, molto forse diversa dagli altri ragazzi della sua età. Lui era un ragazzo ambizioso, sognava di sfondare nel mondo del calcio, aveva le qualità, sognava di fare anche tante altre cose, sognava di studiare. E io racconto la sua vita per quello che è stata, con alcuni aneddoti belli, indimenticabili. E poi inevitabilmente si arriva al giorno della scoperta della malattia e di tutta l'odissea che lui ha dovuto sopportare, cantando sempre "non mollare mai". Mi diceva sempre: papà, come canta la curva dell'Inter? Non mollare mai. E se la cantava da solo. E questo è stato Alberto. E allora poi abbiamo pensato di fare questo libro, ma si voleva fare qualcosa di utile, qualcosa per Alberto, ma per Alberto non possiamo fare niente più, purtroppo. E allora ci siamo rivolti all'AIL, perché è l'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi. E noi abbiamo visto purtroppo con i nostri occhi di quanto c'è bisogno, e sia verso la ricerca e che verso anche l'assistenza alle famiglie che vengono colpite da questo dramma che non ha veramente quantifica, non si può quantificare. E allora tutto il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all'associazione AIL di Lecce, che provvederà appunto ad aiutare chi ha bisogno. Purtroppo, devo dire purtroppo, il libro di Luigi Colitta non è l'unico che parla di argomenti del genere. Troppo spesso vediamo genitori, amici di persone che non ci sono più venire in casa editrice e proporci queste storie tristi, ma non dobbiamo fermarci soltanto alla tristezza della storia, quindi alla perdita di una persona umana. E chi scrive questi libri vuole andare oltre la morte, il dolore, la disperazione e il lutto, e quello che ha fatto Luigi è proprio questo: andare oltre la disperazione, raccontare la vita del figlio per poter dare una speranza a qualcun altro. Io ho letto il libro con una grandissima emozione, perché lei mi sta intervistando come presidente dell'AIL, però io in effetti ho il mio male, tale quale quello di Alberto. Da 10 anni però ci lotto. Alberto era giovane e si sa che il tumore nei giovani attecchisce in una maniera virulenta, forte. A me mi ha presa molto più grande, per cui riesco con le cure del mio reparto, a cui sono legatissima, professore Di Renzo, a vivere bene e a non pensare a quello che ho. E faccio parte dell'AIL, non poteva essere diversamente. Perché? Perché l'AIL è vicina, vicinissima, proprio a tutti quelli che hanno la mia malattia, linfomi, mieromi, leucemie. AIL vuol dire proprio questo, Associazione Italiana Linfomi, Mieromi, eccetera. Cosa facciamo? Le dico quello che facciamo a Lecce, perché in generale in Italia si parla così, in generale la ricerca, si assistono i pazienti. Cosa facciamo noi qui a Lecce? Facciamo l'assistenza, soprattutto il nostro compito primario è l'assistenza domiciliare. Due equipe di infermieri e un medico e un infermiere vanno in casa del malato per fare trasfusioni, prelievi,
per evitare che il paziente si muova troppo dalla sua abitazione. Qui nella provincia di Lecce noi abbiamo due centri ematologici, uno a Lecce e uno a Tricase. E cosa facciamo ancora? Finanziamo diverse, una decina forse, di figure professionali, biologi, data entry, adesso non mi viene in mente, ma sono una decina, le ripeto, che riescono a far funzionare meglio i reparti. Qualsiasi cosa non si riesca a fare con l'ASL, perché non sempre l'ASL riesce ad arrivare a tutto, ma è molto presente, diciamo la verità, non ci possiamo lamentare. Se non arriva ASL, ci arriva AIL. Come riusciamo ad avere tutti questi fondi? Perché ne servono tanti. Riusciamo in due modi principali. La vendita delle stelle di Natale, che comincia, che è già iniziata, e le uova di Pasqua. E poi ancora abbiamo una parte del 5 per 1000, ancora abbiamo molte donazioni, fra cui questa, come stasera, del dottor Colitta, che ci offre tutto il ricavato del libro che ha scritto in memoria di Allora, il libro immagino che presenteremo questa sera è innanzitutto un libro da comprare, perché comprando il libro si aiuta la ricerca contro il cancro, contro la leucemia, ma è un libro che è un diario terribile, ma nello stesso tempo affascinante, di un mio compagno di scuola che ha combattuto insieme con Alberto, col figlio, la battaglia più importante della vita. Alberto l'ha perso, è rimasto Luigi con tutta la sua famiglia e con tutto il suo dolore che è in ogni pagina del libro, ma anche un libro di grandi speranze, perché da questa malattia c'è, per fortuna se ne può uscire, e quindi serve leggerlo per capire che cosa si attraversa in quei periodi terribili della È importante provenza. Essere presente questa sera, perché la serata è una testimonianza di solidarietà, di affetto, ma anche di partecipazione attiva e non passiva rispetto a un dramma. La malattia è sempre un dramma, ma la testimonianza di questo padre, descritta con un fare narrativo che ci consente di calarci umanamente nella vicenda e di trasfigurarla, ecco, ci permette di distaccarci un attimo dalla vicenda terrena e di interrogarci ciascuno per il nostro ruolo, ed io per primo nel ruolo di responsabile della sanità provinciale, per chiederci: quello che facciamo è adeguato? Facciamo tutto quello che possiamo e nelle nostre possibilità, nelle nostre competenze, per rendere la vita migliore soprattutto a chi è ammalato e a chi è più fragile? Ecco, queste sono le domande che la lettura di questo libro mi suscita, mi suggerisce, e sono queste, a queste domande cercheremo di rispondere durante questa serata.